Sono Alessandro Rani, responsabile tecnico di Mediafon. Mediafon è un system integrator partner Cisco della zona dell'Emilia-Romagna, abbiamo la nostra sede principale proprio a Forlì. Ci occupiamo di soluzioni di networking, IP communication e videosorveglianza su IP e soluzioni di security. In questa specifica giornata, in queste giornate di attività allo SMAU, che ringraziamo per ovviamente l'invito, ci siamo occupati della presentazione della nostra soluzione, il palo tecnologico intelligente, che nasce da una partnership con Ghisa Mestieri. Ghisa Mestieri è un'azienda molto importante nel territorio italiano per la realizzazione e invenzione anche di arredo urbano e illuminazione pubblica. Grazie alla loro intuizione si sono appoggiati a noi per dire perché non realizziamo un sistema che, anziché essere solamente illuminazione pubblica, possa fornire servizi avanzati, utili per tutto, per le persone, per il pubblico, quindi fornitura di servizio internet integrato all'interno del palo, quindi eliminazione delle problematiche di digital divide, la possibilità di integrare sistemi di videosorveglianza non invasiva e quindi con una forte attenzione all'estetica, soprattutto dei centri storici, e la possibilità di avere dei sistemi di monitoraggio sul funzionamento e sulla registrazione delle immagini controllabili da remoto. In particolare durante l'evento SMAU abbiamo presentato un caso di eccellenza, un case history realizzato da Mediafon, che è il Polo Universitario di Bertinoro, che è un centro di eccellenza per la raccolta di studenti dell'università italiane e delle università straniere, dove abbiamo realizzato una soluzione completa, quindi fornitura per tutto il centro storico di Bertinoro di connessione Wi-Fi integrata all'interno del palo tecnologico, videosorveglianza IP e soluzioni RFID per tenere traccia del quantitativo di persone che transitano sulla piazza. Il consiglio che possiamo dare noi alle aziende in questo momento particolare, che tutti sappiamo essere un momento particolare di crisi, è quello di non dimenticare di portare avanti l'innovazione tecnologica. Noi l'abbiamo fatto, ci stiamo credendo, già da un paio d'anni abbiamo investito fortemente soprattutto sul palo tecnologico intelligente e vediamo che fortunatamente c'è un grosso ritorno. Grazie a tutti, grazie a SMAU.